Buongiorno a tutti. Anche oggi il trend è rimasto nella stessa positiva linea, nel senso che continua ad essere in pianura, non ha fortunatamente impennate. Speriamo che adesso inizi a discendere. Sono passati 4-5 giorni di costante pianura, diciamo, di costante linea che non aumenta. Adesso nei prossimi giorni dovrebbero iniziare le discese. Chiaro che ancora una volta bisogna ribadire la necessità di essere rigorosi nell'applicazione delle nostre indicazioni, delle ordinanze. Al proposito, mi permetto di sottolineare come la Giunta ha previsto e ha predisposto un finanziamento ai comuni per incrementare, per sostenere con circa 500.000 il lavoro delle polizie locali, che possano quindi dedicarsi più intensamente all'attività di controllo. Controllo che avverrà in tutte le zone dei diversi comuni, ma soprattutto nelle vie dove passano i grandi flussi, quindi verso le autostrade, verso le vie di grande comunicazione, e bisognerà cercare di essere particolarmente rigorose durante le festività pasquali, che sono sicuramente un momento durante il quale la nostra gente, il nostro popolo è abituato a fare un po' di festa, andare in giro e a girare. Purtroppo non si può fare quest'anno, bisognerà essere un po' severi. Come ho già avuto occasione di dire ieri, sono orgoglioso nel comunicare che in Regione Lombardia l'Università di Pavia sta portando avanti un'importante sperimentazione per individuare un test sierologico che vada quindi ad individuare gli anticorpi, che dovrebbe essere nei prossimi giorni, non lo so quanti giorni ci sarà bisogno, ma diciamo siamo in una fase di quasi conclusione della sperimentazione. Questo vuol dire che quando la sperimentazione sarà conclusa, e come ci auguriamo, qualora la stessa sia positiva, potremo disporre di un elemento che sarà molto importante, perché gli anticorpi vuol dire che potremo individuare le persone che sono state, che hanno già superato la malattia, quindi che hanno delle protezioni, che hanno degli anticorpi che consentono loro di essere per il futuro immuni. Io ve la dico in modo molto rozzo, però questa potrebbe essere veramente importante per individuare le persone che potrebbero andare in futuro a riprendere la loro attività lavorativa senza comportare alcun tipo di conseguenza per sé e per gli altri. Ultima cosa a cui oggi volevo fare accenno è che domani pubblicheremo sul nostro sito tutti i numeri assolutamente esatti di quello che è il materiale che è stato ricevuto dalla nostra regione da parte della Protezione Civile. Voglio solo dire che i numeri che erano stati inizialmente indicati dalla Protezione Civile sono in fase già di modifica, sono già in fase di riduzione. Comunque domani, per evitare ogni tipo di ulteriore polemica, li pubblicheremo in modo che avrete la possibilità di esaminare e valutare con precisione e con attenzione se quello che dicevamo era o non era vero. Ultima cosa di cui sono molto orgoglioso: ad oggi, tra le donazioni a favore della Regione e le donazioni a favore dei singoli ospedali, abbiamo raccolto la bellezza di 75.500.000 euro. Solo per la Regione sono stati versati 37.500.000 da parte di, e questo è l'altro aspetto che voglio sottolineare, 30.724 donatori. Questo è importante perché evidenzia come ci sia una partecipazione assolutamente estesa. Le donazioni vanno dai 50 euro ai 10 milioni e sono entrambi
sullo stesso livello, sullo stesso piano, perché vuole, questa è gente che dimostra grande partecipazione alla vita della nostra comunità e vuole partecipare nell'ambito delle proprie risorse a risolvere i problemi che in questo momento stiamo affrontando. Sono molto orgoglioso. Oltre a questi 75 milioni complessivi, ci sono poi i 21 che sono stati dati all'ospedale della Fiera. Presidente, Paolo Maggioni, Rai News 24. Sui test sierologici, voi immaginate quando saranno validati che possano essere disponibili per i cittadini nei laboratori medici, oppure immaginate che si debba andare in ospedale per effettuare il test? Ma questi sono aspetti tecnici che dovranno essere chiesti a chi predisporrà il tipo di esame. Quello che so è che sicuramente si dovrà fare un prelievo ematico, questa è la cosa assolutamente certa, come è assolutamente certo che è un sistema, è un test completamente diverso. Tutti i test. Allora, l'università sta valutando più di 100 test che esistono nel mondo. Questo è il test, è un test che ha un qualcosa che lo avvicina di molto alla quasi certezza, alla quasi precisione assoluta. Gli altri sono stati tutti scartati perché non hanno queste caratteristiche, tant'è vero che, come dicevo ieri, anche il test rapido che era stato distribuito con kit cinesi, i kit sono stati ritirati perché non ha alcun tipo di credibilità scientifica. Quindi ecco perché io dico che bisogna andare cauti, bisogna poter disporre degli esami nel momento in cui si è sicuri che quegli esami servono, se no rischiano di creare un danno, perché rischiamo di dare via libera magari a qualcuno che è positivo e blocchiamo uno che invece magari è negativo. Quindi io credo che la cautela non, in questi casi non sia mai sufficiente. Presidente, salve, Sky TG24. Volevo chiederle innanzitutto la questione delle mascherine, visto che qualche precisazione è stata fatta dall'ISS questa mattina in conferenza stampa. Lo so che, come lei ha detto, i dati arriveranno nelle prossime ore, ma volevo capire con lei il vostro fabbisogno quotidiano in Regione Lombardia delle mascherine e quante attualmente, se lei sa il numero, ve ne sono arrivate da Roma. Guardi, io le do i dati. Poi, Presidente, un'altra cosa sull'RSA. Ho capito la cosa dell'RSA, delle residenze assistenziali sanitarie, che sono praticamente alcune comunali, poi sono private, ma io voglio capire da voi, ma voi ogni giorno lo ricevete un report da loro per capire come sta andando lì i tamponi effettuati o è una cosa che sfugge al controllo sanitario regionale? Chiederlo, no, assolutamente, bisogna chiederlo alla ATS, è chiaro che, scusi, la SS, no, ATS, bisogna chiederlo alla ATS perché è chiaro che comunque l'attività sanitaria anche all'interno delle delle residenze sanitarie per gli anziani è controllato dalla TS, per cui gli esami vengono svolti dagli USCA o da quelle persone che per conto della TS vanno ad effettuare le indagini. Allora, per quanto riguarda il primo mese, noi abbiamo consumato 10 milioni di mascherine, ma ne avremmo avuto bisogno di 30, perché se con 10 milioni noi abbiamo coperto soltanto le necessità sanitarie. Se avessimo dovuto distribuirle anche alle RSA, se avessimo dovuto distribuirle anche ai comuni che ce le chiedono, se avessimo dovuto distribuirle a tutte quelle altre situazioni che comunque è interesse nostro poter tutelare, ne avremmo avuto bisogno, dicevo, di 30 di milioni. Dalla Protezione Civile, compresa quelle famose 800.000, diciamo, Swift, su cui si è stata fatta un po' di contestazione e di ironia da parte del Presidente De Luca, sono 2 milioni che comprendono anche le 800.000 Swift. E poi vi sono anche altre questioni, perché alcune donazioni che vengono fatte a favore da privati da parte di Regione Lombardia volano comunque con voli della protezione, quindi vengono accreditati alla protezione anche se sono donazioni. Comunque domani avrete tutti i dati, questi non prendeteli perché sono grosso modo, domani avrete esattamente quant'è l'importo
qual è l'entità delle singole necessità, perché poi non dobbiamo dimenticare che noi parliamo sempre di mascherine, ma ci sono tanti altri presidi di cui noi abbiamo. Noi in questo mese abbiamo dovuto comprare 50 diversi tipi di presidi in giro per il mondo. Faccio un esempio, un altro degli argomenti su cui c'è purtroppo tanta fame sono i camici idrorepellenti, perché quelli sono fondamentali. Grazie.